Cari amici, benvenuti al commento del Vangelo della Domenica. Dal Vangelo secondo Luca. I genitori di Gesù si recavano ogni anno a Gerusalemme per la festa di Pasqua. Quando egli ebbe 12 anni, vi salirono secondo la consuetudine della festa. Ma trascorsi i giorni, mentre riprendevano la via del ritorno, il fanciullo Gesù rimase a Gerusalemme, senza che i genitori se ne accorgessero. Credendo che egli fosse nella comitiva, fecero una giornata di viaggio e poi si misero a cercarlo tra i parenti e i conoscenti. Non avendolo trovato, tornarono in cerca di lui a Gerusalemme. Dopo 3 giorni lo trovarono nel Tempio, seduto in mezzo ai maestri, mentre li ascoltava e li interrogava. E tutti quelli che l'udivano erano pieni di stupore per la sua intelligenza e le sue risposte. Al vederlo restarono stupiti e sua madre gli disse: «Figlio, perché ci hai fatto questo? Ecco, tuo padre e io, angosciati, ti cercavamo». Ed egli rispose loro: «Perché mi cercavate? Non sapevate che io devo occuparmi delle cose del Padre mio?» Ma essi non compresero ciò che aveva detto loro. Scese dunque con loro e venne a Nazaret e stava loro sottomesso. Sua madre custodiva tutte queste cose nel suo cuore e Gesù cresceva in sapienza, età e grazia davanti a Dio e agli uomini. Nella prima domenica dopo il Natale la Chiesa celebra la festa della Santa Famiglia di Nazaret. È un aspetto importante dell'incarnazione del nostro Dio. L'entrare in questo mondo per la collaborazione e la disponibilità di un padre e di una madre, non solo nella generazione fisica ma anche nella educazione quotidiana. Il primo aspetto di questo brano che possiamo notare è infatti la preoccupazione di Maria e Giuseppe nel dare a Gesù la formazione religiosa più adatta. Ecco perché lo accompagnano nella casa di Dio che è il Tempio. Con loro grande sorpresa, in questa casa del Padre, Gesù si trova a suo agio, al punto da voler rimanere in questa casa. Questa casa che lui stesso rinnova come casa della legge e casa della preghiera. È proprio dove c'è Gesù che Dio si manifesta e manifesta la sua volontà e ci permette di entrare in comunione con Lui. È importante per noi anche vedere questo smarrimento dei genitori. In fondo, i genitori si aspettano che il figlio cresca come loro hanno insegnato, secondo i loro criteri, e vengono sempre sorpresi dal loro crescere. Gesù in questo momento è presentato come un ragazzo di 12 anni. In realtà, 12 anni è l'età in cui in Israele si diventa adulti. E quindi il suo atteggiamento è quello di un adulto che entra nel Tempio, legge la parola di Dio e la commenta, la spiega, la rende presente con la sua testimonianza. E infatti sono significative le parole di Gesù, che indicano il suo nuovo orientamento di vita. «Non sapevate che io devo occuparmi delle cose del Padre mio?» Fin dall'inizio, dunque, quando Gesù diventa responsabile di se stesso, mostra la sua disponibilità. È venuto per fare la volontà del Padre. E questo gli permette di crescere nella vita quotidiana di Nazaret in sapienza, età e grazia. L'augurio è anche che ogni nostra famiglia possa conoscere
questi momenti di crisi, di smarrimento nel rapporto genitori-figli, ma che sempre questi conflitti e crisi siano ricomposte nell'unico criterio che vale per la nostra vita: occuparci delle cose del Padre, con un atteggiamento di ascolto della Sua parola e di preghiera che indica la nostra fiducia. Quest'anno la festa della Sacra Famiglia acquista anche un valore particolare perché è iniziato l'anno della Misericordia e la prima celebrazione particolare di questo anno è proprio dedicata alla famiglia. In questo senso vogliamo cogliere l'occasione per invitare tutti alla preghiera. È questo il tempo in cui Papa Francesco sta studiando i commenti al Sinodo per proporci il suo pensiero, che noi fin d'ora vogliamo accogliere come la parola della Chiesa per il nostro tempo, la parola che unisce genitori e figli nella ricerca delle cose del Padre nostro che è nei cieli. Questa festa della Sacra Famiglia sia per noi tutti un motivo di speranza, di coraggio, attraverso la preghiera e l'ascolto della parola Gesù ci indica il cammino che noi tutti vorremmo percorrere. Un cammino molte volte umile, quotidiano, nel silenzio della nostra Nazareth, ma sempre con questa gioia nel cuore, la gioia di saperci nel cuore del Padre. Buona domenica.